Ciao a tutti, quello di oggi è di nuovo un video haul dedicato a un singolo brand, visto che mi sembra che quello di Shein vi sia piaciuto molto, quei due che ho fatto su Shein, ho pensato di fare una cosa simile. Mi piacerebbe farla su vari negozi in realtà, però non sempre riesco a comprare una quantità di capi adatta a giustificare un singolo haul. Però insomma, in questo caso invece ho comprato un bel po' di roba da Boohoo o Boho, non so, e quindi ho pensato di fare un video dedicato solo appunto a questo brand, in cui appunto vi spiego un pochino cosa ne penso. Spoiler alert, quasi tutto quello che ho preso lo renderò. No, in realtà diciamo che io parto molto con l'idea che quello che compro, se c'è qualcosina che non mi convince, lo rendo. Non mi importa quanto costa renderli, chiaro, a meno che non ci vado in perdita, allora no. Però comunque una delle prime cose che faccio quando compro online sempre è leggere le politiche di reso. Almeno in questo modo so quanto costano, se sono gratis, se ne vale la pena, subito. È la prima cosa che faccio. Se vedo che un negozio ha delle politiche di reso molto 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 rigide, spesso e volentieri non ci compro da quel negozio. Comunque, detto questo, io da Boohoo ho già comprato varie volte in passato e sempre è stato un po' un terno al lotto, nel senso che comunque i capi, la qualità dei capi non è eccelsa. Ha delle cose molto interessanti e molto alla moda, veste fino alla sezione curve, che è quella che ci interessa a noi, o almeno che interessa a me, che veste fino alla, andiamo a vedere in realtà perché ho il telefono con tutti i dettagli dell'ordine, mi pare che vesta fino alla 58, italiana. E c'è il sito italiano in cui appunto ci sono le taglie italiane. Le taglie che trovate indicate nella sezione curve sono italiane. Non è sempre facile capire quale taglia scegliere. Io spesso mi sono basata sul loro form, sul loro metodo per capire le taglie e su ordini che ho fatto in passato. Tendenzialmente vestono giusto stretto, non abbondante. Io adesso poi tra l'altro sono diciamo un po' di mezzo, sono aumentata di peso, quindi sono prima ero una 50-18 UK, lo sono ancora per molti capi, per molti brand, però per alcuni tendo a vestire un po' di più. Per Boohoo ho comprato tutte delle 52 e che è stata la scelta giusta, quindi direi che vestono giusto stretto, di non abbondare troppo ma non di comprare neanche le taglie troppo, troppo piccole. Sì, un'altra cosa di Boohoo è che le taglie vanno via molto velocemente. Ci sono tanti articoli, sono molto alla moda, però spesso alcuni capi vanno via alla velocità della luce. Vediamo, allora facciamo qualche dettaglio sulla spedizione. La spedizione è tracciata, io ho fatto l'ordine il 19 e mi è arrivato il 19 novembre e mi è arrivato tutto il 26 novembre, quindi due settimane direi dalla data dell'ordine. Poi io l'ho fatto un po' a cavallo tra Black Friday e prima del Black Friday. Una cosa che vi suggerisco di Boohoo è di non comprare mai a prezzo pieno. È impossibile perché ci sono sempre degli sconti, ma minimo direi quando ci sono il 40% di sconto, perché appunto la qualità non è altissima e comprare a prezzo pieno secondo me non ne vale la pena per la maggior parte delle cose. Poi anche qui va a fortuna, va a gusto. Ad esempio alcune cose le renderò perché non perché non mi piacciono, ma perché non mi stanno addosso come volevo io, e quindi piuttosto che tenerle nell'armadio e rischiare magari di non metterle perché non erano come le avevo in mente, le rendo e ci togliamo il pensiero, non mi rimangono nell'armadio e non ho speso soldi per nulla. Faccio subito il scorso per il reso, io devo ancora farli, però quindi li farò e magari aggiornerò la questione quando pubblicherò il video, magari lo metto nell'info box e comunque sempre nel post che scriverò sul blog, che magari saranno già andati avanti con la questione dei resi. Il reso va fatto in Inghilterra, quindi le spese di spedizione del reso, che sono a carico nostro in questo caso perché non è gratuito, sono abbastanza costose. In questi casi suggerisco sempre, lo suggerisco a prescindere, ma in questi casi specifico suggerisco di fare acquisto tramite PayPal. Fatevi un conto PayPal, se non ce l'avete non capisco perché, pagate con PayPal, che è comunque il metodo più sicuro per pagare,
PayPal dà la possibilità di richiedere le spese, un rimborso delle spese di spedizione. Vi vengono riaddebitati le spese di spedizione che sostenete, per fare il reso nel vostro account PayPal fino a un massimo di 30 euro. Quindi in genere in Inghilterra può essere che, visto che devo vendere delle scarpe, che io spenda un po' di più, però va bene, cioè nel senso sarà qualche euro in più, non penso che spenderò più di 30 euro, ma nel caso mi va bene uguale, insomma. Comunque fino a 30 euro le spese di spedizione vengono rimborsate. Per fare ciò però dovete fornire la foto del pacco che spedite con l'indirizzo bene in vista e la foto della ricevuta della posta, che il pacco è stato mandato via con la data e l'importo. Comunque poi, magari ve lo lascio nell'info box, nella pagina dedicata apposta di PayPal c'è comunque scritto tutto quello che vi serve da mandare via. Dateci un occhio prima di fare il reso, perché se dovete fare delle foto almeno riuscite a farlo. Quindi questo ce lo siamo tolti. Ho detto le taglie, ho detto i resi, che sono secondo me le cose più importanti. La qualità, allora vi faccio vedere cosa ho comprato, giusto per... Io ho comprato poco prima del Black Friday e secondo me la roba era al 50%, una roba del genere, giù di lì. E ho comprato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articoli, di cui 2 e 2 accessori, che vi faccio vedere subito così ce li togliamo. E ho comprato due cerchietti, perché sto in fissa con questi cerchietti. Il problema è che ho visto tantissimi bellissimi cerchietti handmade, che mi ispirano tanto. Il problema è che secondo me questo è uno di quei trend che questo inverno ve lo mettete addosso, anche lo scorso, magari anche la prossima primavera, però quando passerà di moda voi guarderete questi, io guarderò questi cerchietti e dirò cosa mi ha detto la testa a indossarli perché sono un po' assurdi, però quindi per questo non mi sento di spendere tanti soldi comprandoli. In realtà mi ero già detta che avrei smesso di comprarne, però vabbè, insomma, ho comprato questo verde che era da un po' che volevo. Ho cercato anche di farmelo, tra l'altro, uno verde in velluto, è venuto male. Vabbè, insomma, comunque, questo l'ho pagato. Dove sei? 5,40 euro. No, 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 ok. E ho preso anche quello bombatino che l'ho pagato 3,60 euro, per dire, no? Questo è un po' più largo di quelli che, di quanto avrei voluto, però tutto sommato è un bellissimo colore, è un colore che io d'inverno uso molto, quindi top. Questi due li tengo. Io da tantissimo tempo che sto cercando dei pantaloni rossi e non riesco a trovarli, come dico io. Cioè ne ho vari, adocchiati vari, però non trovo quello che dico io. Questi erano molto bellini in realtà. Pantaloni sartoriali con cintura rosso, io proprio 52, li ho pagati 15,60 euro. E sono questi qua. Allora richiudo la cintura perché sono molto belli, mi piacevano moltissimo perché hanno appunto anche questa cintura ricoperta. Sono a vita molto alta, cosa che io adoro. Con questa cintura che secondo me è un tocco, io a me piace tantissimo la cintura, già lo sapete, mi piacciono tantissimo anche quelle rivestite, tono su tono, anche se io poi spesso le cambio, però comunque mi piacevano molto, mi piace molto il punto di rosso. Il tessuto è un po', è molto elasticizzato e non è il tessuto che io avevo in mente per un paio di pantaloni sartoriali, perché questi tendono a segnare molto, soprattutto se mettete dentro i capi. Io lo volevo indossare magari con dei maglioni addirittura, quindi questi si vedono tantissimo. Non stanno tanto male di per sé, comunque non è che segnano il punto, come dire, là, capito? Cameto, eh? Cosa che altri pantaloni fanno, e non mi si aprono tantissimo le tasche, nonostante abbia le pence, ma comunque la taglia va bene. Però c'era quel qualcosa che non mi convinceva, che non mi sconfinferava a fondo a fondo, quindi ho preso la decisione di renderli, perché comunque non lo so, c'è qualcosa che non mi convince e non mi fanno impazzire. Altro paio di pantaloni, questo qui. Allora, prima cosa che mi viene in mente da dire è: ma che cosa mi ha detto la testa a comprare questo colore? Non lo so, c'erano anche neri, ma non li volevo comprare neri perché non volevo un paio di pantaloni neri. Io questi pantaloni, come anche quelli rossi, li voglio colorati per poter giocare un po' con gli abbinamenti. Mi piacevano tantissimo perché hanno la vita paper bag molto attuale di questo momento, e avevano anche la cintura, anche se la cintura fa un po' schifino perché è di stoffa, mentre quella là era rivestita, era rigida, quella dei pantaloni rossi. Questa invece è di stoffa che non tiene su niente, con la fibbia
come si dice? Rivestita però senza i buchi, quindi è una cintura molto stupida, non sta su, però mi piaceva la forma, li ho pagati 19,80 euro. La forma non mi dispiaceva, se non è che sono vita alta, ma sono troppo vita alta, cioè mi sembrava Obelix, perché mi arrivano proprio qua, cioè sono proprio tanto a vita alta e quindi considerato che comunque il colore non mi faceva impazzire perché pensavo fossero, non lo so neanche io cosa pensavo, non lo so perché li ho presi questo colore, forse perché volevo fare quella che si veste tutti di toni nude, neutri, che non so. Sono di velluto a coste, questa cosa mi piaceva molto, però insomma visto che tanto devo rendere quelli rossi e anche questi non mi convincono al 100%, ho deciso, sai cosa c'è, non teniamoci nell'armadio che poi magari non li metto, li rendiamo e ci togliamo via il pensiero, quindi anche questi andati. Poi ho preso questa maglietta che si chiama Plus Puff Sleeve Square Neck Jumper, che è appunto un maglioncino leggerino, l'ho pagato 12,60 euro, è un maglioncino nero, qua c'era purtroppo beige come altro colore e almeno ho detto, vabbè no, beige non lo prendiamo, aspetta che lo metto dritto perché beige mi pare un po', non so. Ed è un maglioncino col collo squadrato abbastanza leggerino a coste. Scollo quadrato molto attuale con i modelli che vanno adesso che richiamano un po' gli anni 2000 o giù di lì, però in più queste mega maniche che mi piacciono da matti, ma queste maniche sbuffone, se partono un po' dall'alto stanno bene anche a chi ha le manicone, se partono da basso queste sono giusto giusto lì lì. E quindi niente, insomma è una manica abbastanza aderente, è una maglia abbastanza aderente. Che gesto era? Io. È una maglia abbastanza aderente, non troppo, insomma, però insomma, ci sta. Nera basica che sta su tutto. In realtà sto pensando di metterla anche magari con qualcosa sotto, tipo dolce vita. Chissà se funziona, se non lega troppo. Però mi piace questa la teniamo. Il motivo principale per cui ho fatto l'ordine è questo vestito. L'avevo messo nella mia selezione dei trend del 2019 che mi piacciono, ovvero la pelle finta, però era sold out quando l'avevo selezionato. Poi dopo ho visto che è tornato disponibile, l'ho comprato subito nella 52, adesso mi pare che ci sia disponibile solo la 60. E allora, questo veste poco, questo mi è leggermente stretto, ma è un modello molto aderente, però è un po' più strettino. È bellissimo sopra, sopra secondo me dona tantissimo sia a chi ha poco seno come me, sia a chi ha tanto seno che ha roba da far vedere. Ha la manica un po' scesa e poi va giù a sbuffo, bellissima, a manica a tre quarti e questo in particolare poi va a tubino. Questo modello in realtà lo fanno di tantissimi colori e di tantissime fatture, c'è anche fatto con la gonna larga in realtà che forse sarebbe stato meglio per me. Perché io ho i fianchi larghi, cioè il mio punto più largo sono i fianchi, sono fatta a pera. E questo l'ho pagato 15,60 euro, appunto abito plus lunghetta in similpelle con scollo barca. È bellissimo, adesso lo faccio vedere, vediamo se riesco a farvelo vedere addosso alla modella, giusto per farvi capire come doveva essere e come invece è addosso a me. Tutto sommato, comunque, devo dire che non mi dispiace. L'unica cosa che segna tanto, io ho provato a indossarlo con una specie di pancera body contenitivo, non body, una specie di pantaloncino contenitivo, non troppo perché sennò non ce la faccio a vivere. Io uso appunto questi intimi contenitivi a pantaloncino che arrivano un po' sopra, ma principalmente di Bonprix di H&M, ma appunto non sono quelli super strizzanti perché non, cioè non ha senso a questo punto. Tuttavia però segna comunque sulla pancia, la parte che a me più piace meno è proprio lo smacco, il rotolino della pancia e questo si vede. Mi disturba ma non mi disturba tantissimo, tutto sommato penso che comunque sia un abito molto figo e che mi stia anche abbastanza bene addosso, a parte appunto questa cosina che non mi fa impazzire, quindi su questo in realtà ci sto ancora pensando, sono propensa a tenerlo. L'ultima cosa che ho preso, ve ne faccio vedere solo uno perché due non riesco a farveli vedere, sono un paio di stivali alla coscia.
E credo che li renderò, o meglio, li renderò, sono abbastanza sicura di renderli, non lo so. Allora, vanno bene, non credevo, pensavo mi sarebbero stati stretti, hanno l'accendino dal polpaccio, e vengono su fino praticamente, a me arrivano appena dopo il ginocchio praticamente, quindi non proprio sulla coscia. Hanno una specie di fascia di similpelle dentro che aiuta a tenerlo un po' più rigido. Non li ho provati da camminare, cioè li ho provati ma non ci ho camminato tanto, quindi non so se poi col camminare la gamba scende. Hanno un tacco molto portabile, basso comunque, cioè è una roba decisamente mettibile. La qualità della calzata sotto non è eccelsa. E mi sono un pochino larghi di punta, cioè di punta comunque la pianta è larga, è molto larga e la taglia è un pochino abbondante per me, il piede un po' dentro ci naviga. Sarebbe stato il problema minore perché tanto ci mettevo magari una soletta e via, perché alla fine comunque il piede non è troppo grosso, non sta male. E sono, come si dice, scamosciati e li ho pagati. Dov'è? 32,40 euro, vi faccio vedere anche qua come dovrebbero stare alla modella, visto che so che comunque le scarpe al ginocchio, gli stivali al ginocchio sono una cosa magari che si cerca nelle taglie plus, ma non è facile da trovare. E questo è come dovrebbero essere, che in realtà più o meno ci siamo. Io lo riempio tutto in alto, perché comunque ha una bella apertura, una bella circonferenza, diciamo. Li rendo semplicemente perché ho voluto provare a prenderli, ma oggettivamente non so, dubito che li metterò. Può anche essere che decida di tenerli perché non si sa mai, magari prima o poi mi viene voglia di metterli e ce li avrò. Però oggettivamente io non uso roba molto corta, per cui questi stanno bene. Non mi piacciono indossati con le gonne lunghe e quindi fare magari per tenere la gamba più calda, no? Mettere magari la. Quindi non lo so, anche questo sono molto combattuta. Adesso vedo un attimo in realtà, perché avevo deciso di renderli, però non so, magari mi fa comodo tenerli lì, non so, se non altro per fare le foto, che è un motivo molto stupido. Però, non lo so. Non sono una da stivali oltre il ginocchio io, perché appunto non metto robe corte, non metto shorts d'inverno per dire, per cui magari metterli con le calze, che però vabbè, rischiano di cadere, non lo so, sono molto molto combattuta. Li ho provati con i jeans, no, li ho provati con i pantaloni rossi e ci stavano sopra. Non mi piaceva l'effetto perché proprio ti spezzava la gamba con un netto contrasto, quindi magari andrebbero con dei colori tono su tono, quindi del nero o comunque colori scuri. Però insomma non lo so, sono combattuta, ditemi anche voi su questo cosa faccio, ritengo le mollo, le lascio, non so, aiuto. Bene, questo è stato il mio video dedicato a Boho, fatemi sapere se ci avete già comprato e fatemi sapere cosa ne pensate di questo brand. Io appunto, come vi ho detto, sono un po', nel senso che spesso, molte volte ho dovuto rendere la roba perché non mi stava, perché non era di grande qualità. Questo jeans la qualità era abbastanza me media, nel senso ci stava, però il fit non era come volevo io, sebbene comunque non stessero male, ecco. Fatemi sapere anche se questo genere di video mono tematici, diciamo mono brand, vi possono interessare, anche se sono corti perché magari ho poca roba, perché appunto va bene che li compro io. Se me li sponsorizzano, ben volentieri, ma se me li compro io, cioè a un certo punto c'è un limite a quanta roba posso comprare, sebbene io abbia i buchi che voi non vedete, ma ci sono. Però vabbè, sto divagando. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!